Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Perché si perde la voce ogni tanto? Cantare in libertà. Sappiamo bene che la voce è uno strumento molto delicato e che per far avvenire il nostro processo fonatorio, mettiamo in moto una serie di meccanismi fatti di muscoli, tendini, eccetera, eccetera. Quindi, per poter cantare spesso senza perdere la voce, intanto noi dobbiamo allenarla, come avviene uguale per il fisico. Anche se noi camminiamo tutti i giorni, se vogliamo avere delle prestazioni fisiche più elevate, noi comunque dobbiamo allenarci in palestra o comunque andare a correre e fare tutto quello per cui il fisico ne può giovare. Allo stesso modo, la voce ha bisogno di fare esercizi quotidiani o comunque settimanali per essere allenata. Comunque, poi, nonostante l'allenamento vocale, le nostre conoscenze tecniche a livello di apparato fonatorio e a livello di tecnica vocale, comunque capita di perdere la voce. La voce può perdersi anche per raffreddamento e in quel caso pazienza, non ci si può fare nulla perché comunque quando si ha un arrossamento a livello faringeo lì la voce cala e non ci si può fare niente. Ma io vorrei parlare di come prevenire un abbassamento di voce. Intanto noi se facciamo dei concerti dobbiamo assolutamente assicurarci di ascoltare la nostra voce in ritorno, cioè avere una spia che si senta bene, e dobbiamo cercare di ascoltare, o magari delle in-ear monitor, per ascoltare bene la nostra voce quando cantiamo. Se questo non avviene, noi siamo portati automaticamente, non sentendo la nostra voce, a spingere. Con il termine spingere nel canto si intende dare troppa forza alla voce e andare a finire ad incidere sulla gola. Quindi se noi dosiamo troppo il fiato sulla gola, ovviamente si affatica e possiamo perdere la voce. Questo è uno dei fattori che può portare a un calo. Anche perché poi se noi non sentiamo bene la nostra voce e il concerto dura un'ora e mezza, 2 ore, noi per 2 ore tenderemo sempre a spingere o comunque a urlare poggiandoci sulla gola, perché questo ci dà la sensazione di sentirci meglio, ma in realtà non è proprio così. Inoltre, la voce si perde spesso quando si utilizza male la voce nel parlato. Ad esempio, se noi siamo in un locale molto rumoroso, tendiamo ad alzare la voce parlando con chi ci sta di fronte, anziché avvicinarci, che sarebbe l'ideale. Invece noi tendiamo a urlare, poi ci rendiamo conto che quando usciamo abbiamo perso la voce o comunque è molto calata. Se noi questo lo facciamo spesso, possiamo avere dei piccoli problemi alla voce legati proprio a abbassamenti di voce, magari la voce improvvisamente si spezza perché le corde vocali poi si affaticano, si arrossano, si inspessiscono e possiamo avere questo tipo di problemi qua. Bene ragazzi, noi abbiamo qui Martina Ripoli che è una cantante e che in passato ha fatto un percorso di logopedia perché aveva, diciamo, parlava in modo errato. Perché, diciamo, i problemi che si hanno alle corde vocali soprattutto derivano dal parlare male. Quindi Martina ci ha portato delle norme di igiene vocale. Vediamo un po' questi punti che sono fondamentali, sono Delle norme da Delle seguire, delle accortezze, regole. delle regole. Quindi, se noi seguiamo queste regole, capiamo qual è subito il punto numero uno. Vediamo. Non gridare e non bisbigliare. Quindi, non bisogna né urlare, perché urlando le corde vocali vanno a sbattere troppo rapidamente tra di loro, ci possiamo far male, e nemmeno bisbigliare, perché bisbigliando passa troppa aria, le corde sono un po' lente e non si adducono perfettamente. Quindi né gridare e nemmeno bisbigliare. Comunicare a distanza ravvicinata. Punto 2. Quindi, se abbiamo bisogno di comunicare, meglio avvicinarci e non da lontano. Ma portami l'acqua! Perché ci porta poi questo ad urlare.
Il terzo punto è: la voce di conversazione deve essere modulata. La voce di conversazione deve essere modulata, perché se noi parliamo sempre allo stesso modo e alla stessa altezza, le corde vocali agiscono sempre nello stesso modo e non hanno poi... Era brutto assai, è vero? E non hanno un allungamento corretto, quindi è meglio cambiare un po' il tono. Uè, tutto a posto? Beh, sì... In questo modo qua. Quarto punto, bisogna scandire bene le parole. Scandiamo bene tutte le parole e portiamole fino alla fine, soprattutto qui da noi, siamo materani di Matera e quindi il materano non finisce le parole, l'abbiamo detto e ridetto, e c'è anche una canzone che si chiama appunto Amate, che sarebbe a Matera troncato. Il quinto punto è: per schiarirsi la voce è consigliabile un colpo di tosse. Bene, tutti noi spesso abbiamo il vizio di grattare quando ci sentiamo un po' di catarro, di muco in gola, ma sarebbe meglio fare passare aria rapidamente, tipo un colpo di tosse, anziché grattare, perché questo irrita molto tutta la laringe. Sesto punto, parlare a testa alta, mento sollevato. Come i grandi... come si chiamano? Manager, i grandi comunicatori parlano sempre, se ci fate caso, con il volto alto, perché, e poi tra l'altro, come si parla allo stesso modo si canta, e quindi è meglio assumere un atteggiamento con il viso alto, non troppo ovviamente, però nemmeno così, parlare a testa alta. Bene. Settimo punto, evitare abuso di alcolici e sigarette in quanto determinano irritazioni della mucosa. E questo è chiaro. Ovvio. Alcol e sigarette bandite. L'ottavo punto, assumere una postura corretta. Ok, una postura corretta. Vediamo, Martina ha una buona postura e prima invece lei camminava molto bene. Sta scherzando. Però è importante allineare il collo con la schiena e tutto il baricentro del corpo, facendo attenzione a non assumere posture scorrette, soprattutto quando si canta, anche perché il diaframma e i muscoli addetti alla fonazione funzionano meglio se sono in equilibrio. Grazie Martina. Grazie a te. L'abbraccio io per voi, grazie. Infine, ovviamente, io vi sconsiglio sempre di urlare troppo a voce alta, gridare, quando per esempio ci arrabbiamo, ci dobbiamo arrabbiare in maniera silenziosa. Sto scherzando, vabbè, se uno si arrabbia. Però, insomma, facciamo attenzione a questi piccoli particolari, perché comunque la voce è uno strumento, ripeto, delicatissimo e va trattato con i guanti. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso. E se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.